Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui per il girone di metà stagione della Formula 1 2021, ragazzi. Una stagione che finora ci ha regalato un duello veramente entusiasmante, per ora condotto da Lewis Hamilton su Max Verstappen. Molto molto aperta la lotta anche al terzo posto, ragazzi, sia nel campionato piloti che nel campionato costruttori, dove addirittura Norris riesce a contrastare la potenza di Mercedes e Red Bull dei suoi secondi piloti Bottas e Perez, e con la Ferrari che insidia la McLaren per il terzo posto in classifica costruttori, che la scuderia inglese deve difendere proprio sulla scuderia appunto del cavallino rampante. Ma detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito col video valutando proprio i piloti Ferrari, ragazzi. Allora, Charles Leclerc ho deciso di dare un 8 più. Lo merita assolutamente, perché ragazzi, con una Ferrari che non è per niente per me a livello di Mercedes e Red Bull, comunque a fasi alterne riesce a perdere solo due decimi al giro invece che un secondo. Una Ferrari molto discontinua, ma Leclerc quest'anno è diventato molto molto solido rispetto al pilota altalenante che abbiamo visto magari negli scorsi anni. Non è altalenante, quest'anno riesce sempre a trarre il massimo da ogni Gran Premio, riesce a fare due pole, un podio che sarebbe una mezza vittoria sfiorata in Gran Bretagna, ma soprattutto il reale percorso, due Gran Premi meno rispetto al compagno di squadra. Grande stagione anche quella di Sainz, tra tutti i piloti appena arrivati credo che sia quello che si sia adattato meglio. Sta facendo sicuramente una signora stagione, ma per il mio punto di vista ha praticamente corso due Gran Premi più di Leclerc. Guarda caso, due Gran Premi che gli hanno consentito di andare a podio. Quindi insomma la vedo un po' così, ragazzi. Ottimo Sainz, era praticamente quello che mi aspettavo da lui. Non voglio esagerare oltre il 7, perché in molti circuiti mi aspettavo leggermente di più da lui. Quindi mi sarei aspettato ancora più un salto in avanti da Sainz, ma se devo dare una valutazione rimane 7. Valtteri Bottas, criticatissimo dai media, criticatissimo in generale, ragazzi, però il suo lavoro c'è da dire che l'ha fatto, perché comunque molte volte si è ritirato non per colpa sua. Vedi magari Monaco, dove comunque conduceva in seconda posizione e si giocava la vittoria con Verstappen. A Imola comunque diciamo che è stato vittima di un incidente di gara. Quindi insomma, ragazzi, non voglio dare tutta la colpa a Bottas, perché comunque ha fatto 6 podi, ragazzi, e nella lotta con Perez per il momento è davanti, nonostante Perez forse in alcune occasioni è stato un po' più fortunato di lui. Quindi ragazzi, 6 podi su praticamente 8 Gran Premi corsi, perché negli altri si è ritirato, non è per me affatto male, perché se andiamo a vedere Sergio Perez, Perez ha fatto solamente 2 podi, ragazzi, quindi per me nella lotta tra Bottas e Perez io do comunque a Perez lo stesso voto di Bottas, nonostante Bottas meritasse qualcosa di più, per il semplice motivo che Bottas è al quinto anno in un top team, sa gestire praticamente perfettamente magari le strategie, la macchina eccetera, anche se ha un compito un po' più limitato rispetto a quello di Perez, che comunque gli do 6,5 perché sta facendo meglio di Gasly e Albon finora, ma non poteva essere altrimenti da un pilota del suo calibro, dove comunque, se non mi sbaglio, al 11° anno in Formula 1, ragazzi. 3 podi invece per Lando Norris, 8 più anche per lui, praticamente lo stesso voto di Leclerc. Ma se andiamo a vedere, Norris non ha mai avuto un episodio sfortunato se non il ritiro nell'ultimo Gran Premio in Ungheria, perché Norris è sempre stato favorito, perché se andiamo a vedere a Imola Leclerc era secondo, lui quinto, poi c'è stata la safety car ed è stato favorito da questo nel superare Leclerc, che aveva anche problemi con la radio. Leclerc a Monaco partiva in pole e non è riuscito a partire per problemi alla macchina, e in Azerbaijan è stato anche sfortunato. Quindi insomma, ragazzi, Norris non ha mai avuto un episodio sfortunato. Leclerc ne ha avuti 4-5, ragazzi, quindi io preferisco dare lo stesso voto. Ciò non toglie che Norris comunque sta facendo una stagione straordinaria. 5 invece per Ricciardo, soprattutto nelle occasioni in cui Norris è mancato mi aspettavo qualcosa di più da Ricciardo. In quei Gran Premi dove Norris non è riuscito a dare quel salto in lungo che magari ci si aspetta da lui, perché quest'anno Norris ha avuto una giornata no veramente rarissime volte, ma aspettavo leggermente di più da Daniel Ricciardo, che invece si limita a fare il compitino e ha ben 30 punti in meno di tutti e due i ferraristi. Se invece andiamo a vedere il confronto col compagno di squadra, il compagno di squadra ha più del doppio dei suoi punti e l'ha battuto in 9 circuiti su 11, quindi veramente una cosa incredibile. Se poi andiamo a contare che gli unici circuiti dove Ricciardo ha battuto Norris sono praticamente uno in Ungheria, dove Norris si è ritirato, e l'altro in Spagna, l'unica giornata no praticamente di Norris. Andiamo adesso finalmente a decifrare i voti dei due contendenti per il campionato. Verstappen, per me sono 4 le pole, non 5, perché in Gran Bretagna la pole l'ha fatta Hamilton, poi lui ha vinto la sprint race, ma quella è un'altra cosa. Io conto 4 pole, ragazzi, anche se in realtà sarebbero 5 secondo le statistiche.
5 vittorie, 8 podi, veramente una stagione perfetta, non ha praticamente mai fatto un errore. Io penso che poteva anche vincere l'unico gran premio che ha saltato, ovvero quello di Azerbaijan, sarebbero state 5 vittorie consecutive per lui. Poteva sicuramente fare molti più punti tra Gran Bretagna e Ungheria. Quindi, se andiamo a vedere, lui ha 8 punti da Hamilton, ma con tutti gli episodi sfortunati che ha avuto, i track limits in Bahrain, a Portimão ha fatto un errore. Quindi, insomma, nel confronto con Hamilton ha fatto molti più errori di Verstappen. Devo essere sincero, ragazzi. Inutile che magari lo definiamo come un paraculo. Sicuramente Hamilton è uno dei migliori piloti della storia in assoluto, ragazzi. Ma in Azerbaijan, Verstappen si è ritirato per sfortuna, diciamo così. Hamilton si è ritirato non ha fatto punti per un errore suo. A Monaco, comunque, è stato lui a fare la qualifica. Non è stato sfortunato come nel 2017, che partì 14esimo. E in Austria si è fatto battere dalla McLaren di Norris. In Ungheria, comunque, gli ha fatto l'errore alla strategia. Quindi, ragazzi, io vedo un Hamilton che ha fatto molti più errori rispetto al solito, e quindi può essere un'occasione ghiotta per Verstappen. Se andiamo a valutare invece il vecchio rivale di Hamilton, Vettel, per me ha fatto un podio, ma sarebbero due i podi, perché, ragazzi, mettiamo che quel litro di benzina avrebbe influito sulla gara. Cosa poteva fare? Un decimo al giro peggio? Sarebbe, secondo me, arrivato quarto, se proprio dobbiamo dirla tutta, o terzo, perché la posizione su Sainz, secondo me, l'avrebbe tenuta. Quindi sarebbero 15 punti in più rispetto a quelli che ha ora, cioè sarebbero 45, sarebbero praticamente il triplo dei punti che ha Stroll, ragazzi. Il triplo dei punti che ha Stroll, una cosa veramente fuori dal normale. Certo, è andato a punti solamente 3 volte, 4 con l'Ungheria, è stato sicuramente meno continuo rispetto a Stroll, che è stato sicuramente più continuo rispetto al pilota tedesco, andando 6 volte a punti. Stroll è andato 6 volte a punti, ma ragazzi, Stroll ha fatto 4 volte ottavo e 2 volte decimo. Quando Vettel ha portato i punti, ha portato i punti grossi. Un secondo posto, un quinto posto, un nono posto, e sarebbe stato anche un secondo barra terzo posto in Ungheria, ragazzi. Per me è una squalifica che non sta né in cielo né in terra, e lo dico da ferrarista, con tanto di podio guadagnato per Carlos Sainz. 7,5 per Fernando Alonso. Dico la verità, dopo i primi 5 Gran Premi dove avevo ottenuto appena 5 punti, mentre Ocon ne avevo ottenuti 12, praticamente più del doppio, mi ero un po' fatto un'idea sbagliata su Fernando Alonso. Ho visto l'Azerbaigian nel sesto posto, ho detto: ma ha fatto un'ottima ripartenza da vecchio leone, andando da culo. Invece, ragazzi, è andato a punti per 4 gare consecutive, a 38 punti nel mondiale. No, che per 4 gare, è andato a punti per 6 gare consecutive, ragazzi. Che sarebbero le ultime 6 corse prima della sosta. Quindi veramente un vecchio leone, mi sono ricreduto veramente tanto. 7,5 alla vittoria di Ocon in Ungheria, e sicuramente al 90% merito suo, del 10% degli eventi. 7 meno però Ocon, un pilota forse un po' discontinuo, ha avuto 4 gare storte, diciamoci la verità. Ha avuto 4 gare storte. Lui è partito con un 13° posto, che quindi non ha fatto ben sperare l'Alpine, poi è andato per 4 gare consecutive a punti, dove sembrava comunque, diciamo, il primo rivale di McLaren e Ferrari, il primo pilota che sarebbe stato sotto McLaren e Ferrari. Successivamente, dopo queste 4 gare dove è andato a punti tra Emilia Romagna e Monaco, ha avuto 4 gare storte dove non è andato a punti tra 2 ritiri e 2 piazzamenti fuori, e poi si è un po' ripreso alla fine, soprattutto con questa vittoria. Quindi, insomma, bene, bene anche per Gasly, che ottiene un 7 in pagella, per lui un podio comunque meritato in Azerbaijan, anche se Leclerc sfruttava meglio le sue carte, poteva ottenerlo lui il podio. Sempre continua durante l'arco della stagione, quando non si è ritirato, ragazzi, è andato a punti 8 volte su 9, quindi niente niente male. Ha ottenuto anche dei piazzamenti comunque alti, perché l'Alfa Tauri è inferiore a McLaren e Ferrari, quindi di norma dovrebbe arrivare non è decima, e ha ottenuto un terzo posto, un sesto, un settimo e un quinto, ragazzi. Senza contare che è andato quasi sempre a punti. Quindi, per me, ormai è il vero capitano dell'Alfa Tauri. Meriterebbe, secondo me, anche la promozione Red Bull. Non è obbligato ad ottenere il passo di Gasly Tsunoda, però non è neanche giustificato il fatto che ha praticamente un terzo dei punti di Gasly, ragazzi, perché Tsunoda ha avuto veramente tante occasioni per andare a punti. E se penso che i suoi punti raggiori li ha ottenuti negli unici 2 Gran Premi dove comunque si è ritirato a mezza griglia, un po' mi fa pensare, perché se escludiamo Ungheria e Azerbaigian, dove si è ritirato a 3/4 di griglia, lui ha ottenuto solamente un nono posto e 2 decimi posti, il resto piazzamenti nelle retrovie, 12°, 15°, 16°, 13°, 12° e ritirato nell'ordine. Quindi, insomma, mi aspettavo leggermente di più dal pilota giapponese, quindi un 5,5. 7 per Kimi Raikkonen, che nonostante ha fatto qualche errore di troppo, per cui io avrei dato anche 7,5, però dato questi errori mi devo un po' ricredere, ha comunque ottenuto diversi piazzamenti a punti, Ungheria, e in Ungheria comunque è stato fortunato sicuramente, e Azerbaigian, dove comunque i punti a casa il buon vecchio Kimi li ha portati. Non regge il confronto con Giovinazzi in qualifica, però sicuramente in gara riesce sempre a trarre fuori il cannone dal cilindro, che riesce sempre a mettere l'Alfa Romeo
nella battaglia per la zona punti, quindi qualcosa Kimi Raikkonen la sta facendo, la sua mano si nota. E anche Giovinazzi, devo dire che sta facendo comunque una buona stagione, 6 e mezzo, non è poco riuscire a battere un vecchio leone come Raikkonen in qualifica, non è poco riuscire a competere in gara, è riuscito in realtà anche a battere Raikkonen diverse volte anche in gara, è capitato quest'anno 4 volte, ragazzi, che comunque non sono poche 4 volte se escludiamo i ritiri di uno o dell'altro, e quindi secondo me Giovinazzi un 6,5 lo merita. Poi la macchina è limitata, lui è veramente tanto spiegato perché gli sbagliano le strategie oppure lo trattengono mezz'ora il pit stop come se fossero in un bar, però per me Giovinazzi il 6,5 lo merita. Bene anche Latifi, che ottiene comunque una valutazione positiva. Lui secondo me viene troppo messo in ombra da Russell, cioè viene messo come un po' lo zimbello della griglia. Consideriamo che praticamente Russell ha battuto Latifi in tutte le gare prima dell'Ungheria. Latifi ha battuto Russell nell'unica gara dove non si può superare e nell'unica gara dove gli sono capitati gli episodi a fortuna, ragazzi, gli episodi a favore, ecco. Però se andiamo a vedere il totale, Russell è molto meglio di lui, ma secondo me viene troppo sfigurato Latifi. Dico perché? Perché quando tu hai una stella vicino un po' a ciò che accade a Bottas in Mercedes, è difficile emergere se non stai al passo del tuo compagno di squadra, che comunque diverse volte è arrivato al Q3 quest'anno Russell e diverse volte si è combattuto la zona punti. Finalmente arriva nei primi punti con una Williams, tra l'altro se non mi sbaglio è il suo miglior piazzamento in carriera. Arrivano finalmente sti cazzi ai primi punti con una Williams, dopo che c'era andato molto molto vicino nei due Gran Premi in Gran Bretagna, nel Gran Premio di Gran Bretagna, scusate, dove comunque ha fatto 12esimo, in Austria era un passo dalla zona punti, poi si è ritirato, nella seconda gara in Austria era 10º, si è fatto superare agli ultimi giri da Fernando Alonso, quindi insomma ragazzi è stato veramente veramente sfortunato. Bene Mick Schumacher, anche se è difficilissimo valutare una Haas, lui invece come compagno di squadra ha il problema inverso, cioè che ha un pilota che un po' si vede un po' no, ovvero Mazepin, e quindi ragazzi è un po' difficile valutare sicuramente il lavoro di Mick Schumacher, però mi è parso portare veramente al limite questa macchina, non dico che il livello di Russell, però anche questo potrebbe essere veramente il pilota sulla quale la Haas può puntare in futuro e sulla quale magari la Ferrari Driver Academy può farci in qualche modo un pensierino. 4,5 appunto per Mazepin, perché lui non solo non regge il confronto con Mick Schumacher, che l'ha battuto veramente veramente diverse volte, su 9 Gran Premi che hanno corso praticamente alla pari Mazepin l'ha battuto praticamente solo a Monaco, il resto ha vinto praticamente il duello sempre Mick Schumacher, e lui è il reo di essersi fatto portare sulle palle da mezza griglia, ragazzi, diciamoci anche la verità. Quindi 4,5 per Mazepin secondo me assolutamente ingiustificabile, dato che comunque guida una vettura dove comunque dovrebbe doppiarsi facilmente, invece ha deciso di fare le cagate. Passando invece alla valutazione delle scuderie, do un 6 alla Mercedes. Ragazzi, io tutte le valutazioni tengo sempre conto di quello che è stato fatto lo scorso anno. Rispetto allo scorso anno il divario tra Mercedes e Red Bull è diminuito, anzi oserei dire che addirittura la Red Bull in termini di prestazioni ha superato la Mercedes. Sono stati culati, secondo me, troppe volte per essere in avanti nella classifica dei costruttori, dove comunque non sono neanche avanti di tanto, ma solamente di 12 punti, ragazzi. Quindi insomma, equilibrata la lotta tra Perez e Bottas, equilibrata la lotta tra Hamilton e Verstappen, sono solo 12 punti, ma con il reo che la Red Bull ha superato la Mercedes in termini di prestazione, perché la Mercedes ha fatto tanti errori, come in Ungheria il fatto di non richiamare Hamilton ai box, comunque in Austria si sono fatti battere da una McLaren, a Monaco hanno fatto l'errore con Bottas, quindi non posso dare una valutazione alta alla Mercedes, quanto invece posso darla alla Red Bull, che comunque ha ottenuto 6 vittorie, 4 pole, se andiamo a vedere solamente il giro secco, perché sennò sarebbero 5, e 10 podi, quasi tutto questo ha portato a termine Verstappen, c'è da dirlo, perché Perez ha portato a casa una vittoria e 2 podi. Però insomma ragazzi, alla fine non voglio parlare di questo, la Red Bull sicuramente merita questo 8,5 e credo che sia a mani basse la miglior scuderia rispetto a quanto fatto lo scorso anno. 7 per la Ferrari, sì ragazzi, anche qui tengo conto di quel che è stato fatto lo scorso anno, non mancano gli errori di strategia, non mancano gli errori magari anche individuali, però rispetto allo scorso anno hanno più punti, sono migliorati nei pit stop, sono migliorati nelle strategie, è migliorata l'aerodinamica, è migliorato il motore, rispetto all'anno scorso è stata fatta una macchina diciamo più decente che riesce comunque a battagliare il terzo posto con la McLaren. Certo, se vedo dove eravamo 3 anni fa mi viene da piangere, ragazzi, però comunque uno step in avanti rispetto a quanto fatto lo scorso anno, dove comunque la Ferrari poteva essere chiamata comodamente trattore del 2020. 3 podi per la McLaren, tutto portato a casa praticamente con Norris, 163, ben il 75% di questi punti, forse anche qualcosa di più, sono stati portati a casa proprio da Lando Norris.
Buona la scelta di affidarsi comunque a uno come Ricciardo, perché comunque sostituire Sainz non era affatto semplice, che ha battuto Norris 2 anni su 2. Però comunque non vorrei errare, che stanno portando troppo il progetto avanti su Norris. Comunque molte volte si sono dovute, hanno dovuto lottare con la zona podio. In Ungheria comunque un'occasione persa per loro, però comunque hanno fatto sicuramente anche loro un passo in avanti rispetto allo scorso anno e stanno comunque riuscendo a battagliare con la Ferrari. Un podio per l'Alfa Tauri anche per loro rispetto allo scorso anno, dove erano tra la settima e l'ottava forza del campionato. Quest'anno sembrano essere diventati la quinta, soprattutto in qualifica. In qualifica l'Alfa Tauri spesso batte la Alpine e la Aston Martin e non è secondo me una cosa da poco, non è assolutamente una cosa da poco. Stanno battagliando per il quinto posto in classifica costruttori, che ciò vuol dire il miglior piazzamento da non so quanti anni a questa parte, e devono cercare di far trarre più punti a Tsunoda, perché l'Alpine ha due piloti che più o meno hanno gli stessi punti. Nell'Alfa Tauri fa praticamente tutto Gasly, che nel gruppo tra Alfa Tauri, Aston Martin e Alpine è proprio il pilota con più punti, nonostante l'Alfa Tauri non sia la quinta forza. Una vittoria per l'Alpine, 0 podi per il resto, e a parte l'Ungheria. Però comunque la scuderia sicuramente è più costante tra tutte, anche se c'è da dire che o va a punti Alonso o va a punti Ocon, molto raramente vanno a punti entrambi, perché ci sono state delle gare dove praticamente o Ocon stava avanti ad Alonso e facevo tutto lui, oppure facevo tutto Alonso, un po' come le ultime 6 gare, soprattutto l'ultima, dove c'è da dire che comunque Ocon si è trovato davanti grazie al caso, perché comunque magari Alonso meritava qualcosina di più. Comunque un 6, perché se vediamo conto dove erano lo scorso anno erano leggermente più in alto, ma comunque stanno facendo una stagione dove mettono i due piloti al centro e dove comunque si dividono il bottino. 6 per l'Aston Martin, in realtà dovrei dare un 5, perché rispetto allo scorso anno sono peggiorati davvero tanto, però ogni tanto fanno le cagate. Alla fine il ritiro di Vettel non penso che sia minimamente colpa di Vettel, la squalifica in Ungheria, che comunque li faceva restare al top. Gli faceva restare come l'unica scuderia con 2 podi, se togliamo Mercedes e McLaren e Ferrari, e invece è stato squalificato per questo Sebastian Vettel. C'è da dire che però con le strategie si sono portate avanti, specie con Lance Stroll nella gestione delle gomme. Sono un po' altalenanti, ragazzi, dico la verità, però mi aspettavo qualcosa in più da loro. 5,5 per Alfa Romeo, è migliorato l'efficienza del motore Ferrari rispetto allo scorso anno, riescono a migliorare in termini di prestazioni, quindi sono molto meno distanti da centro gruppo, sono aumentate molte le possibilità di vederli a punti. Però c'è da dire, ragazzi, che l'Alfa Romeo ha sprecato veramente troppe occasioni, troppi gli errori al pit stop per Raikkonen e per Giovinazzi, troppe le perdute di vista, troppe le sviste, ragazzi, troppi gli errori di strategia che costano comunque tanti punti. Hanno 3 punti, ma secondo me potevano ottenere tranquillamente 15 punti dall'inizio del campionato, e soprattutto hanno sfruttato male l'unica occasione ghiotta di fare punti con entrambi i piloti, che sarebbe l'Ungheria. Ora la Williams ha più punti della scuderia e dello Svizzera. 6,5 invece per la Williams. Io ragiono sempre, come dico, in ottica rispetto allo scorso anno. Rispetto allo scorso anno la Williams ha fatto sicuramente uno step in avanti. Addirittura è arrivato Latifi a superare le 2 As, e comunque se la gioca a volte addirittura con l'Alfa Romeo Latifi, mentre Russell se la gioca con il centro gruppo, a volte veramente si è trovato lì davanti, quindi veramente un George Russell strepitoso dall'inizio dell'anno. E quindi rispetto allo scorso anno addirittura si combatte il Q3 non più il Q2, e quindi George Russell sta facendo veramente vedere ciò che di cui è capace a tutti, anche grazie al miglioramento della Williams. 5 la As, non credo ci sia da dire altro. Hanno sbagliato sicuramente a scegliere un pilota solamente per i suoi soldi, cioè Mazepin. Condivido sicuramente la scelta con Mick Schumacher, ma a volte anche loro hanno fatto degli errori di strategia, errori di messa a punto, errori al pit stop. Quindi insomma, ragazzi, hanno fatto veramente troppi errori rispetto allo scorso anno. C'è il reo di essersi messi dietro anche gli Alfa Romeo e le Williams, che lo scorso anno erano davanti a appunto queste, erano appunto davanti, erano ottavi, mentre ora sono praticamente ultimi, e quindi un 5 del tutto meritato per la scuderia americana. Detto questo, ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, lasciare mi piace, che se contrario mi dislike, commenta se sei d'accordo, se d'accordo con me. Se non hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per iscrivermi su Instagram. Da ManoSport07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!